Ciao ragazzi e Ciao bentornati ragazzi, sul canale. bentornati. Finalmente appunto ci sono anch'io, scusate l'assenza, e con un nuovo let's play e questa volta, esatto, questa volta faremo una prova perché anche per noi appunto è la prima volta che registriamo un gioco in VR. Esattamente, lo faremo con un gioco che è possibile portare avanti in due perché fondamentalmente è una sorta di enigma, puzzle, esatto. Mini action a tratti, sì, con enigmi. Esatto, mentre lui gioca come al solito io lo aiuto negli enigmi. Esattamente, oltre a verificare che noi non usciamo fuori dalla telecamera, quindi se succederanno sì, queste cose è niente. Colpa sua. Quindi gli farò tipo i versacci. Esatto, e io sarò, esatto. Io sarò in una bolla di solitudine. Esatto, quindi faremo gli scherzoni, ragazzi. Esatto. Prima di cominciare però io dovrò indossare questo casco e soprattutto dovremo mandare la nostra sigla. Eccoci, come vedete. Eccolo Moss. È nella nostra è nella sua bolla. Ciao ragazzi, ovunque voi siate. E questo gioco è molto molto carino, ovviamente. È da tantissimo che lo voglio giocare e abbiamo aspettato per farvelo vedere a voi. Sia ben chiaro. Esatto. Allora, questo è il per okay. VR. Il visore VR non è adatto ai minori di 12 anni, ricordate? Ok, questo è la nostra sta vedendo il panico, nessun ostacolo. Oddio, no, ecco, non ti muove così, eh. Come vedete voi? Per adesso tu che muovi scritte. Allora, bene, ragazzi, siamo alla schermata iniziale, questa luce che vedete è il pad, non si non si vede, rialzalo di più. Ok, così si vede. Può abbassare io tutto alto, forse. Sì, che secondo me sia troppo alto, però appunto è la prima volta che giochiamo a questo tipo di volta, gioco. Sì, pure il tipo di insomma, di inquadratura, cose. Esatto, non si vede bene e ascolta appunto, cioè, perché noi non vediamo esattamente tutto, dipende da come appunto guardi tu. Certo, certo, perché ovviamente ragazzi, io avendo un visore, quello che ho una visione che sostituisce la mia da tutti i punti di vista, quindi anche esatto. La visione periferica. Comunque sia, suppongo che dobbiamo avvicinarci al libro. No, forse però ok, devi tenere premuto. Ok, usando i dorsali io prendo le cose, suppongo. Forse è devi tenere premuto. Sì, sì, sì. Ok. Allora ragazzi, come vi abbiamo detto, ovviamente ci saranno delle differenze fra quello che vedo io e quello che vedete voi. Esatto. Quindi quello che cercheremo di capire è fare un match, esatto. Intanto diciamo che Black dovrà darmi una direzione, ecco. E proveremo a farlo. Per esempio, allora, vedete la palestra? Sì, adesso. Certo. Allora, qui sul libro posso interagire. Esatto, adesso noi vediamo la. Cos'è? Quello è il disegno del... Secondo me del... roba sbloccabile. È il disegno... È un rosone. Ah, però secondo me è roba sbloccabile. Comunque sia, entriamo nel libro. Guarda un po' più giù. No, non c'è niente. No, però così vediamo tutto il libro. Ok. Perfetto, così lo vediamo tutto. Prevedo sessioni di torcicollo. Okay. Sì, perché è un po' difficile. Your time has come at last, dear reader. While we began this tale long ago, we hope it is yours to finish. But this story is not yours alone. No, it is tied to another. And the journey you take together could change the fate of both our worlds. Shall we begin? Perché no? Vogliamo cominciare, ragazzi? They called it the Cinder Knight. Okay. What came from those dark, starless skies would change the world of Moss forever. Forever. The peace that had settled across the land was broken by an unconquerable nightmare. And that night, the animals nearly met their end. Guardiamo anche l'immagine. È tipo una piazza, c'era un animale in volo. Ok. First. They killed the king. A winged creature broke from the shadows and plucked him from his royal bedchamber high atop the tallest tower.
Next, the serpent Sarfog and the armies of the Arcane tore up from the underworld. They ravaged the castle in search of that which gave the king power beyond understanding. One of the fabled glass relics. Guarda, è tipo un serpentone. Che, però col suo serpente ha tipo la faccia del pappagallo. Perché? No, perché non c'ha. Tipo... C'ha tipo il becco. No, non è il becco. No, sono i dentoni tipo che vedo. Ah, che si apre, che la bocca. The King's Guard fought bravely, but the castle soon pulsed with the Arcane's evil. Every room was gutted, every statue, tapestry, and adornment hexed. But the glass was never found. Even the reclusive sprites set aside their differences on that fated night. They sent a great champion, empowered by their own glass relic, to challenge the serpent and its steel army. Ok, quindi probabilmente siamo noi, che dite? Che belli disegni sotto. Non so se vedete belle le animazioni voi. Meanwhile, Sir Argus, commander of the King's Guard, led the survivors west through a temple long abandoned by their ancestors and far away from their newly risen enemies. It was an arduous escape. Finally, after passage beneath the impassable mire, they found refuge in a clearing hidden safely in the trees. Quindi è proprio un popolo di topi. Mi sembra di giocare al gioco da tavolo loro. Mais and Mystics, esatto. Argus charged back to join the sprite champion at the mire's edge. Together, they fought back the arcane and sealed the temple passage that led to the clearing. Quindi l'eroe è quello che champion was gravely injured. Clutching his glass, he retreated deep into the forest where he drew his last breath. A large tree grew upon him. It stood many years in watchful duty, safeguarding the glass and awaiting its next hero. Attendendo il suo prossimo eroe. Guarda i topini nascosti sotto la pagina sinistra. E qui si parte, suppongo. A me verrà il torcicollo sicuro, ragazzi. Cercate di far vedere i sottotitoli bene a voi. Io in realtà li guardo guardando con gli occhi verso l'alto, che le lacrime che mi scendono. Per far vedere bene il libro. Non lo so. Vabbè, that hero, albeit an unlikely one, did arrive at a time she'd be needed most. Voi li vedete, vale vicino o lontano? Ecco il cristallo. Quill was out adventuring beyond the edge of the clearing. Dusk was creeping in, but she wondered what she might find if she went just a little farther. Guardate il topolino, ragazzi. Non ti ricordi niente, Black? Noi abbiamo giocato alla demo, che non era così dettagliata, la storia non c'era. Però Black ha perso Certo, scusate se ogni tanto faccio movimenti bruschi e non lo passo un po' di dipende la sua mente. Ok, c'è la luce del fuoco. Il cristallo sicuramente sarà in noi, lo spirito che qui la forse sì. Riuscire a vedere bene tutto. Sì, il topino. La balletta non la vediamo. No, nemmeno io. Ok. Se l'ha intascato! Ma lui sa! She was not exactly sure what she roused, but she felt no danger from the being silently peering down at her. Oh, come quello della cosa della città. Quill had to hurry. The village gates would soon close and night would follow. Ok, ora sono io che lo controllo, non so se è comparso il pad anche da voi. Sì, anche noi lo vediamo. Ok. Se io mi muovo, si muove la vostra telecamera? Sì.
Sì, di poco però, non così tanto. Ok, vabbè, tanto non è un gioco in cui mi muoverò troppo Cioè, in è più... quell'asse. Guarda l'insettino, Esatto. aspetta. No. Ok, con Ma X salto. tu vedi il topo come lo vediamo Io noi? ho la stessa inquadratura vostra da fuori, Ah, ok, perché non io sono lo vedi il spirito, topo. Ah, questo, ok. però Che sono carino! io. Quindi quello che io inquadro, voi vedete attraverso i miei occhi, praticamente più o meno. Ok. Ok, e posso controllare anche mosse. Mossa è il regno di mosse, lui si chiamerà Squitty. Ah, non è la mossa. Io mi sono già perso i dettagli perché l'ho preso dal cercare di inquadrare bene. Guarda l'animazione che è carina. Andiamo a scoprire questo mondo in mondo di Oh, mosse. e Le al farfalle! contempo capire come funziona il gioco. Perché ora guardate. Sotto c'è la roba, aspetta. Lascia. Buttati, buttati. Voglio vedere se Giù, posso. vai giù. Aspetta, voglio vedere. Se qui sotto c'è roba, C'è bello. sotto il ponte. Ah, Ah, guarda, quando sta dietro. Ce lo fa vedere. Lo spirito lo vede anche attraverso le cose. È un bel escamotage per renderti il personaggio visibile, ma al contempo. non c'era niente giù. Ma che carità, hai visto? Ha fatto il Ti ha polline. fatto così, bravo. Adesso l'ha cercato che tu non ti ricordi questo gioco così No, non mi deliziosa. Non è ricordo. possibile che tu non l'abbia No, è carino. Però non mi ricordo, forse ne faccio con qualcun dimenticato. Ma altro. sì, Guarda certo. come, guarda. Girati intorno. Ouch. Ai. Perché c'è un passaggio qui sotto, volevo vedere cos'era. Ok. Ma guarda in giù, Non riesco a passare qua. si Passano solo intrappola. in determinate direzioni le cose. E lui è contento quando. No, Sì, lui mi ti sta sta indicando. dicendo, no, ti sta dicendo di Mi mando, togli. tiralo! Ti sta dicendo Sì, ma di. io prima devo far giro, mossi. Per tutto l'amore del mondo, però dobbiamo passare Ma da c'è qui. l'acqua? L'acqua non te la dovete farci andare. Night, her uncle often warned, was when danger was most present. But Quill Ok, preferred non si the butta stories of nell'acqua. the magical creatures that woke to Ah, protect the forest. Però come fai? Così, Ah. con la risposta. Comunque allora noi non vediamo, non si vedono bene, ragazzi, non si vede bene le distanze tra i blocchi, perché quelle che sono più vicino non riusciamo bene a capire che effettivamente sono. Fatto una Devi cavolata ricominciare da perché capo. devo. Cioè credo, siccome non riesco a saltare poi di nuovo sul blocco, credo che mi debba aggrappare al bordo del blocco. Ah sì, perché poi devi risalire sopra, eh? Esatto, sì, sicuramente poi col fatto che non avete la terza Sì, dimensione per noi, cioè è un po' più difficile. si vede, però non è Grappi così. Devi scendere e saltare. Scendi e mosse? saltare. No. No! Che Ah, palle, sei dovete vedere questa bloccato. cosa? Che piccolo problemino c'ho qua e là. Bug, sì, di. Beh, ora quello che bisogna fare. Vediamo Devi saltare su di là. se avete capito. No, lì non ci arrivi. Punto ce la fa. Oh, guarda che ti fa così Le animazioni sono carinissime. perfette. Allora, c'è un video di qua. Oh, una pergamena. Niente, l'abbiamo Ah, mai una chipmunk. Ah, sono trovata. Ah. condizionabili, quindi io ne uso queste pergamene, ricordiamoci. Spero che riuscirà comunque a essere gradevole per voi, ragazzi, come questa mossa. Guarda in giù? No. Forse
Grazie, Dimo. È dentro il coso, dentro le... Ah, ecco, io arrivo da là. Ok. Oh, che carino. E dicevo, spero che sarà gradevole per voi. Se non ti muovi, malgrado scatto, l'assenza del Sì, diciamo che secondo me tu lo vedi meglio, però cioè si vede bene. Stavo vedendo cerca, giusto cerca. Se ci sono cose. Sì, rompilo, devasta tutto! No. La violenza di Black. Sì, abbiamo preso qualcosa, non so se sono soldi. Sex, chissà se c'è. Perché non ci sta nella vita, nella fatica, niente. Rompere, almeno si capisce quello che si può rompere. Questa zona non c'era nella demo, c'erano alcuni livelli montati assieme di quello che stiamo facendo. O almeno non me li ricordo. Io sto sbadigliando. Le buone vecchie tradizioni, ragazzi. Comunque visto che hanno le. Avete visto che ci sono le foglie che fanno da tetto? Che carino! Ah, vero! Quelle casse! Sì, ma io voglio sapere che cosa aprire. Stiamo prendendo. Ma non c'hai tipo... No, credo ce lo dia. L'attacco dal lato che ti sfracelli il muso. Vabbè, perché il salto è piccolino. No, devi andare sopra. Lì c'è una... infatti io voglio capire come arrivare là. Ah, ok. Guarda che questo è scricciolo, quel piccolino non ci arriva. Devo vedere se c'era roba da No, forse era un... Pergamena. Una certa ci dirà, suppongo. Sì, forse questa è una specie di tutorial, sì, che esatto. Non c'è neanche la vita, le cose. Ma non è detto che ci sia magari la vita, eh? Ah, può essere pure così. Oddio, però se c'hai una spada per menare, verosimilmente... No, boss, forse sarà boss. Anche l'eroe che stanno aspettando, beh, è un animale poco agile. Non è neanche grasso. Era solo per l'achievement. Sì. Direi che ti sporgi. No, perché capi? Sì, è molto diverso. Ma è un gatto! No, è un altro topo. È un altro topino! No, non l'ho fatto, non mi sta attaccando. No. Ah, ti dice, vedi, non lo devi fare! Merda! C'è una casetta con il tetto viola. C'era una casetta? Con tetto viola! Sono di molti più dettagli di merda. Adesso trovo il villaggio, achievement sbloccato sul villaggetto. Vediamo se. Guarda i bimbi che giocano! Ah! E nella casa non si può fare. Uccidili! Guarda quello che pesca! Il vecchiardo! Che spettacolo! Peccato che è tutto molto limitato, cioè un'esplorazione. Sì, non puoi. Tutto vedere. Molto guidato, però va bene. Aspetta, ma scusa, c'è una cosa, niente, non potevi andare? No, no. Prima di andare nel bing ho provato ad andare là con il fondo destro perché la emozione era proprio. Guarda che poi mi sa che lì però lì c'è un coso, vedi? E quella non so, anzi la posso caricare con questo, vedi qui davanti a noi qua, non so se puoi trovare il video. Sì, cioè sì, il legno sì. Consumato, più non si capisce. Tu devi andarci con. Ah no, devi seguire il cammino da parte. Così lo blocco. Posso allertare. E allora poi ci vai, ci sali con il esatto. Perché è difficilissimo. Vabbè, sarà il let's play del master. Aspetta! Ah, non morire! Ah, sei morto. Secondo me è difficile, però. Vai, piano, piano, piano. Ti non te ne era allentato, ragazzi, se no. Corri.
della colina. Allora, innanzitutto nei commenti scrivete appunto se vi piace, se vi si vede bene, se non vi viene mal di testa. L'esperienza del genere mi fa pensare. Esatto, perché... Comunque stiamo prendendo dei pezzi di qualcosa. Non lo so, perché poi non ci dice neanche quanti sono. Sì. O ce lo dirà magari a fine. Però del... Guardalo! Fa l'equilibrista! Molto, comunque è molto molto bello. Sì. Io quando l'ho visto la studente. Ok. Sono i pezzi. Quelli sì che. Vedi, noi non riusciamo. Pensate che io questa linea qua dei due terreni, diciamo. E pensavo che erano alla stessa linea. Thanks to her new friend, Quill had saved priceless grains from the hourglass. No, infatti vedi. Vabbè, è chiaro. No! No! Oddio! Cosa hai fatto? Vediamo se adesso devi rifare tutto da capo. No, io penso di no, perché abbiamo fatto. Esatto. Vai, ti parti da qua. Da dove sei morto? Dai. Il punto è che le cose sottili pure per me non è facilissimo capire quanto si può. Vedi se nella cosa riflesso? No. Sì, c'è un sì. Non so se gli altri ci vedono. Solo lui. Perché gli altri non sembrano reagire. Guardate lo scoiattolo cavallo. She raced to the door of the cottage she shared with her uncle, hoping, once he saw her discovery, he'd lose himself in tales of its legend. Quindi siamo giovani noi, storie delle leggende, della sua leggenda, no? Che stavo... Ciao! Cominciando in giro, mi distrae molto il mondo, perché è bellissimo. E quindi mi viene proprio da guardarmi in giro, perché poi il fatto che... ma tu che... ti vuoi guardare in giro, No, nel senso che mentre... diciamo, voi avete una schermata fissa, io muovendo gli occhi vedo dettagli diversi. Oh. Quindi mi distrago come un pesce rosso, ecco, era questo il punto. Come i pesci rossi. Sì. Guarda! Oh. Uncle Argus was watching the evening light dim when Quill burst through the front door of their cottage. Uncle! Uncle, there's something you have to see! Carissimo. Out past the bell again, he scolded. Quill, I've told you countless times. I know, Quill replied, crestfallen. I didn't mean to worry you. But I found something strange and magical. È tipo cieco d'un occhio, eh? Quello che vi volevo fare vedere è che abbiamo cominciato a riempire questo. Quindi sono i collezionabili di tutto il gioco che riempiono il rosone. Oddio, che bello! Ah, e guarda la bottiglia! C'è la polvere magica, quindi la polvere magica riempie questa. Più distruggive. E poi ci sono le pergamene che è un disegno fighissimo, ragazzi. Okay. Dobbiamo riempirlo Black tutto. Già Black sta in modalità per 100%. Non scendo. Quill's hands trembled. Perfetto. As she showed him the glass. What is it? She asked. A look of panic spilled over her uncle's stoic exterior. Where did you find this? Roared Uncle Argus. Quill had never seen her uncle so shaken. Siamo la Lara Croft dei topi. Dirty Dread, yes, yes. Just west of the clearing, she explained. And as soon as I picked it up, something started helping me. Sì, Uncle Argus followed her motion. A reader. With you. A reader. Here. Right now. Quill, what you found is very powerful and very dangerous, he said with great concern. If I could take this burden from you, I would. But this reader has chosen. Carini pure il fatto che i disegni siano un minimo comunque animati. Sì. Cioè ora si è fermato perché dopo la narrazione si immobilizza. Però prima c'era il fuoco del camino acceso. Sempre vai, Bravo. Even with the moon full and bright, I must go right away. Quill pressed. Where are you going? I can help. We can help. No, he snapped. They'll find you and tear you apart. I have to go alone.
It is for your own safety and for everyone here in the clearing. His long, heartfelt hug told her he was heading for danger. Piccola. Che meraviglia. Avevo un po' intuito fosse femmina da un aggettivo che avevo usato prima. Che mi sembrava femminile, però non ero sicuro. Quindi questo sessismo che noi pensiamo... I'll be back before midnight. Until I return, I need your word you will not leave the clearing with that glass. Promise me, Quill. Certo. I promise, she said reluctantly, wondering where her uncle was going so deep into the night. So deep into the night. È bellissimo pure il fatto che a narrare sia sempre la stessa voce, che fa le voci come qualcuno che sta leggendo una fiaba. Eh certo, sì, sì. È tutto molto molto scusato. Questa è una fiaba, ragazzi. Non c'è niente. Black mi tocca la gamba, c'è tutto un sistema di segnali nostri. E quindi mi toccava come a dire, guarda, da qualche parte c'è qualcosa forse. Invece non c'era nulla. Eccoci. Allora, aspetta. Fermo, non ti muovere. Ma non sono un'inquadratura, però. Ma io non ho controllo su niente, eh. Però fermo un attimo. Oh, c'è un sacco la gente. Occhio qui. Hey, kid! Kid! Wake up! Wake up! Oh. Hey, kid, over here! I know where your uncle went. I can show you. You're twofold now. Very important. Bring that glass and your sidekick too. You're going to need them. Ha detto you are two. Non ha detto twin. Ha detto una cosa diversa. Sebastiano, nei commenti facci sapere che tu esatto, sicuramente ci saprai dire come mai hanno tradotto gemella. Era tipo twofold o twofold. Chissà. Quill called out. Hey! Starting, wait! Comunque secondo me era cattiva quella. Infatti perché già anche viola. Il tono era un po'. Ehi ragazzina! Non vedere l'insettino. Oh sì! Davvero, che stronzetti! No, infatti dobbiamo cercare ovunque. Che meraviglia! Vai giù, vai no! Con le volte, con le cose non sì. Però vai giù magari con il pavimento con le guide, magari. Devo capire che ci sono molti limiti a dove può andare qui. Sì, però devo vedere la stanza. Cioè qui non ci va, dico. Ok, ok. Ma è Michael Jackson! Ah no, è vai, andiamo. Ma ti ha detto di non andare. È ovvio che non ci metteremo nei guai, sei una ragazzina. Eroe ragazzina. Diventeremo. Quill had never met a starving. In campfire stories, they often meddled in the lives of mortals. And when they appeared, mischief followed. Dispiacevole, eh? Allora, per Lussa la zara voglio tutte le pergamene. Potremmo giocare anche altre volte. No, qua non ci va. No. Si allontana lei, no? No. Guarda, guarda. Ora io lo faccio riandare. Ah no, prima ha fatto proprio tipo con la mano, ma Dio, oh no! Ah. È figa questa cosa che comunque non lei... Non ti puoi... Ah, la cassa, la cassa, la cassa! Brava! Non la puoi distruggere! Bravo! Dov'è la stellina che l'ammazziamo? Ma lì c'era questo fiore qualcosa? No, 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 no. Poi c'è la luce. Le casse, le casse! Potremmo distruggere qualcosa in casa? No, quello non è rimasta le ghiande sotto terra. Scusate, devo tornare in casa per vedere se c'è qualcosa. Ah no, scherzavo. Vabbè, magari non c'era qualcosa di distruggere. Cioè, ti pare che puoi distruggere qualcosa in casa? La porta? La porta di casa, davvero no. Quella porticina. Non la puoi distruggere. No, quell'altra porticina. No, non fatti spesso. Zero compenetrazione, però. Sì, infatti c'è il... È tutta una compenetrazione, però vabbè, sì, ci può stare. Vero. Questi giochi non... Anche la realtà virtuale in genere non è mai la cosa più performante a livello tecnico del mondo. Va bene, andiamo, andiamo. Allora, scendi. Corriamo! Sì,
Comunque, io sono deliziato, non so voi, non so Black. No, è molto, molto carino. Sì, sono curiosa di vedere come lo vedi tu. Allora, quel Sì, io vedo, sai bastone. cosa vedo? Sembrano dei piccoli diorami. Cosa? Taglia l'erba, è un lizio, un giovane. Le rupie! No, scusa, no, E volevo dei piccoli dire. diorami, sono Ma delle. forse non dovevi distruggere quel Sì, ramo. Passage through the Eastern Gate was strictly forbidden. Aia. But despite her promise, Quill knew in her heart that Uncle Argus needed her. Certo. Questo è quello che ti dice lei. Quella stellina. No. Sì. Ah, ma qui c'è roba da rompere lì Sotto, dietro. vai, sì! E Presto. sicuramente Sotto. pure qua posso andare. Non puoi andare Non sotto a so. quella tettoia? Che No, dentro non ci va. magari c'è. Ah, qui c'è la cassa, 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 cassa! E c'è anche la pergamena, io la vedo, non so voi. Sì. Ah, vabbè, dobbiamo fare di giro. Ma perché non ce la facevi passare? Perché non ho il teletrasporto questa parte. Sono Ah, piani meno diversi, male, non so se tu capito. te ne accorgi. Per No, guarda in giù, me, guarda in ragazzi. giù, bravo. La cosa ha fatto robe mentre io guardavo in giù. La pergamena! Sì, un posto. Ah, lui ti vuole il cappello. Stiamo infrangendo la legge, Quill ragazzi! demanded answers. Starthing, you can't just barge in here with your riddles. Where is he? What do you know? Quindi indovina lì, mi ha fatto indovinare, ha detto una cosa. Quindi c'è sempre Aspetta, roba da indietro. prendere. Indietro. Indietro cosa? Qui è finito. Ah, ok. Da qui posso andare. Sì, sotto. Si può. Non c'è niente. Distruggi, distruggi. Magari c'era una. No, sotto lì. Magari tu non lo vedi, c'erano delle casse. Sotto, vai sotto. Ancora vai sotto. Magari sono modelli poligonali che si Ah. utilizzano in altri punti, non so. È agguerrita, oh. Una guerriera questa giovane sorcia! Comunque è meraviglioso. Dicevo, per me è come vedere la piccola, tipo la piccola Italia, una piccola costruzione di diorama. Questo c'era nella demo. E Quella quindi io mi stellina. sposto, The trouble your guardo. uncle's heading for is the kind Sì. only you and that silent giant up there can get him out of. Questa mi sta deviando. Prima ci sono arrivato. Devi tagliare questo ramo. E che ci faccio io? Eh no, magari bloccava il blocco. Wow, ho aperto un passaggio. Microfono. Wow, ho aperto un passaggio. Microfono. Ho aperto un passaggio qui dietro. Vai. Guardate. Sì, Io carino. cercherò ogni tanto di farvele queste inquadrature spostandomi. C'è qualche pergamena? Guarda giù. No, due c'è acqua. C'è acqua, ok, no, perché non si vede. Guarda, ragazza. Vediamo se indovinate cosa dobbiamo fare. Vabbè, Un non fa niente. portale! Indovinate che dobbiamo fare. Right, kid, urge the starling. And don't forget to tuck your ears in. Guardate dietro, bambi. Non andate di là, vi uccideranno. Grazie.
realtà ne uccideranno solo. In ogni metro quadrato, mentre sta cosa inizia da iniziare, non mi sta bene. Lì ce n'è una per chiamare, vedi? Bravo. Mi chiamato. Guarda il cervo! Io mica l'avevo visto che c'era un cervo che beveva. Che si toglie la l'acqua. Questo non lo so. Io devo la piccola arrivare per domani. Allora qua questa non è iniziando. Ah, c'è un buco lì. Vedi l'erba? Ah sì, è quindi vero, c'è un passaggio. È vero, c'è un passaggio. Non so dove andare. Guarda in giù. Ma ah, tutta acqua. Guarda, c'è la lenticchia d'acqua. No, le animazioni e il contesto, l'ambientazione è molto molto bello. È molto suggestiva. Oddio, l'alce. È un cervo! È più forte! È un cervo. Ragazzi, lo sapete che se non coloreremo tutto il rosa noi rifaremo la storia da capo. E questo è un elmo. Oh, che forza. Guardate i resti di una battaglia, ragazzi. Lì c'è uno scudo, qui una pergamena. Qui c'è qualcuno che è morto, evidentemente. Spada. Guarda, è un'armatura con una spada piantata. È il resto di qualcuno. Esatto, proprio. E allora, poi c'era lo scoiattolo del nostro zio. Non so. Perché per voi avete una visione diversa, quindi certi dettagli che Black nota, ragazzi, io per notarli ci devo arrivare. Che magari è che sono... è ciecato, scusate. No, è che proprio io c'ho le cose, vedi? In 3D che coprono. Vedi che non vede. Va bene, allora. Mazza, comunque Black, fatta. Sì, Black. Qui fate un po' di palestra perché c'è bisogno di. Mi sta dicendo che sono grassa? No, cioè no, mi sta dicendo. Conscio l'ha fatto. Visto, mi sta dicendo che sono grassa. Oh, oh, è carino, guarda! Dai! È carina! Un'eroina! Di qua. Da lì su. Okay. Ma non è grassa comunque. No, è non è grassa. Ma tu che hai detto in grassa? Vai, vai ancora. C'è lo scoiattolo del nonno. Just on the other side is the mire. The starling assured her. There's a good chance your uncle's still there. Che meraviglia. Chissà perché questo mi puzza. È bello anche morto. Che bello. Bello tutti morti. No, l'ambientazione.
una sabbia. Vai sopra, vai sopra, ma ora dobbiamo attivare, esatto, il culo. Ma noi dobbiamo attivare. Ma sopra non possiamo andare. Non dobbiamo prendere. Come passiamo sopra? In qualche modo è arrivato lui, no? No, quello ti serve solo a farti capire che non è stato qua. Sì, è un mucchio. Oddio! Oddio! Che sa, tipo sbroccato! Eccoci! Che forza! Mamma mia, proprio di piano. Did you hear that? The Starling seemed anxious. I've ruffled enough leaves in these parts. I can't be seen with you. I'll catch up with you later. Just don't go and die on me. Bene. Ci lascia da soli. Forse è qualcosa di... Aspetta, guardati intorno. Cioè, la stella... Forse non è così malvagia. Magari parte ha creato da... scompiglio, secondo me. Esatto, sì. Però non si può fare vedere, cioè per non farti uccidere. Che non si vuole far sgamare. Prendere. Guarda di dietro. Dalla essere chiamata? Tipo vedere, non è che mi giro, lì c'è un castello, non so dietro sono spade. Le spine fanno male sicuro. Ah, serviva a capire. Oh mio Dio! È per morire. Ok, serviva. Curiamo! Grazie, ti ha detto! Sembrava, chissà se è nel linguaggio dei segni una roba del genere, grazie. Così. Quindi, se è ferita non la possiamo curare. Blu, guardate l'acqua, blu. Ma... Ok, quello serviva, io avevo intuito che si sarebbe rotta. Perché si vedevano sì. Le linee di rottura. Esatto. Ah no, io non l'avevo visto. Quindi lo possiamo, ci possiamo curare. Guarda! Corriere. Questa possiamo prendere. Sempre. Anche sotto c'è una. No. Ah, il cancello è chiuso. Sì. Suppongo che lo stiamo per aprire. No. Essere dopo. Bravo, bravo, tu non uccidi tutto. Oh, forte! Oh, giù. Aspetta, c'è una cosa. Ah, no, niente, là. L'ansia da 100%. Scusa, mi voglio le pergamene. Sono uscito fuori dalla telecamera. No. Anzi, non stai bravi con la visione neanche. Comunque qua non è più o meno rilanciata perché. Ma infatti sì, lo so. Questo è qui sopra. Ma lì non c'è niente. Vai. Corri topino. Forse là, guarda! Lì è... No, lì fermati. Dove? Fermati. Allora, hai visto questo arco? Sì. Segui la linea a sinistra. Dove c'è la luce? Ci sta una cosa bianca. No, il mattone credo. Andiamo, vai a vedere, vai a vedere. Vai a vedere. No, no, devi rifare il giro. Vabbè, non è quello di lui. Che ricorda pazzi. L'impostazione così? Il fatto che devi giocare un po' anche con l'impostazione, la telecamera, anche se io lo faccio muovendo la testa, capita un po'. Ah beh sì, perché sono adesso tutti è quadrato. Mini ritmi comunque anche. Sì, ma questo è molto di più perché è tipo cubico. Attento. Ma ce l'ha. Attento alle spine. Ah, abbiamo sbloccato il passaggio. Se cassiamo possiamo ripassare da qua. Vai su. Non ti puoi agganciare. Siamo appena cascati giù. Ah, ma scusi, dovevamo andare di là. Siamo cascati perché mancava il muro. Allora, la strada principale, ho capito qual è. Ora che abbiamo rotto la cosa dobbiamo scendere e andare di là. Però sopra possiamo salire, quindi io ci sarà sì, qualcosa di segreto da vedere. Magari da prendere.
Che secondo me possiamo girare l'angolo e vedere dall'altro lato. Esatto, secondo me. Però boh. Però da sopra. Vedi? Aggrappati. No, sa di no. Salta, salta. Salta, 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 forse sì, era solo il mattone. Ah, però lì si puoi aggrappare. Lì dove? Lì quella finestra rotta, diciamo. No, quell'arco no, no, rotto. Ho provato, è troppo alto. Aspetta. Sì. Qua ci sali, è la stessa altezza. Ah, no. Allora, vai sul ponte. Sì, no, devi andare da qua. Ma come fa? Che quando gli conviene è agile sto dopo, quando non gli conviene. Niente, niente per me. Ragazzi, ragazzi. Oh, la pergamena! Come l'avevo cercato. Qua ci sono ragnate ovunque. Rame ovunque, spine ovunque. E per morire? Sì. La disperazione. Poi si vede che il gigante la prende e la riporta su, perché lei esce, è tutta bagnata comunque. Sì. Quindi non è tipo un ricomincia dal no, poi magari sì. Sono l'anima che perde l'attacco di questo parte. Mi sembra tipo un'arena, ragazzi, che si chiudono le porte e finché non è... non sconfiggono. God of War, ragazzi. La spina, quella spina, quella spina. Oddio. Sì. Ah, hai visto il cristallo che è arancione? Il cristallo è arancione. Ah, quindi ritiriamo la vita. Guarda, sono meccanici. Sono robot, non sono effettivi. Ma guarda come si rompono. Ma non saranno fatti. Sono meccanici. Vedi se puoi entrare. Sì, puoi entrare. Qua è chiuso. Rompi, 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 rompi. E dico, no, no, indietro. Non c'è nient'altro. Indietro. No, quelle sono chiuse. Giù, guarda giù. E l'acqua. Scusate. Considera che c'è sempre un margine basso. Ok, ok. L'acqua, almeno finora in tutti i livelli è stato così. Però dimmi, non c'è niente sotto, io capisco. Perché non vedo. No, ma certe cose sono proprio fuori anche dalla linea di visione. A whisper echoed through the trees. Fought like someone who has stolen our champion's power. Ci hanno scamato. Ci hanno scamato. Non l'abbiamo rubato. È stata scelta. Oddio, tecnicamente ha trovato il cristallo e l'ha preso. Oh, guarda. A small yet fantastical band of sprites emerged surrounding Quill. I'm Vader, root seer of the mire. And you have crossed into our domain. Ma i folletti sono piccoli di dimensioni anche loro. È perché è uguale alla cosa di Moss, alla, cioè la stanza è quella di prima. Quindi loro hanno la stessa altezza, forse un po' di più, però. Sì. Guardate intanto, È un po' più di polvere, c'è un mucchiettino al centro, un po' più alto. Sì. She sized up Quill with a rueful gaze, then turned her attention upward. I sense you there too. I have not felt the presence of such a promising reader in some time. Che bello, infatti, a youthful warrior marched forward. Rootseer, I'm prepared to honor our great champion's legacy. Rodent, give us our glass. Things are a lot of
No, che fanno che uno di loro era un campione. No, lui vuole onorare il vecchio campione. Però ma uno di loro detto, era, poi era ha detto il ridacci vecchio. Il nostro cristallo, quindi secondo me è una roba dei loro, sì. Will stepped closer. Where is my uncle? If you've hurt him. Silence! Veda thundered back. It was Argus who summoned us here, and now I see why. Young one, I'm afraid the trees hum of attack. Your uncle's been taken to the castle of your ancestors. Quill's knees buckled as Veda continued. Argus put himself at great risk calling for us. E noi salveremo il nostro zio! Your uncle once took a solemn oath to protect the glass of your fallen king. He is the only one left who knows where it's been hidden. The Arcane have long sought to wrest that knowledge from him. And do you dare to cross into the mire with our glass? Sarfog will soon burn through this forest looking to tear you and your reader apart. Unless, of course, you find them first. Dai, diventiamo l'eroina dei mondi. Take these. Weapons made for the mighty champion who died so that your people could live. Quill felt its otherworldly power course through her. Find your uncle, Twofold, before the serpent and its masters break him. The warrior fumed. Our glass with her? Rootseer! She's minuscule! Oh, come now. The reader has chosen its hero. We must let their story unfold. Veda replied with a frost of finality. And vanished into the shadows of the mire. Che bella anche la terminologia usata. Allora, l'unica cosa che non ho capito. Allora, quindi l'eroe precedente era in realtà un topo. No, non il è vostro chiaro. Eroe ha detto. No. Da quello che ho capito era un folletto che ha dato la vita per salvare il loro popolo. Il popolo dei topolini. Okay. O degli animali, insomma. E qui che cos'è la gemella, le cose? No, un pezzo dello specchio gli ha dato, tipo, ha detto. E è l'armatura e la spada che gli ha donato. Mm-hmm. E il gemello? L'altro pezzo. Sì, è tutto il gemello. No, ma solo il pezzo, non mi taglio proprio le sì, pure. Sarà utile la registrazione. Anche perché devo vedere verso il basso, per voi. E al contempo con gli occhi vedere verso l'alto se voglio leggere i sottotitoli, però poi mi distraggo mentre ascolto. Comunque sappi che puoi salire sopra questi archi, queste cose. Sì, c'è anche una pergamena. Esatto. Ma direi che forse ci salviamo che qui. Che carini! Ah, ora abbiamo l'armatura. Però vedi, loro sono topi. Forte. Cioè loro dicono è la nostra palude, ma questi sono i topi. Forse è la precedente civiltà. Tutti rudere questo momento. E poi Coso ha detto che li ha convocati, quindi loro non sono di qui. Dico. Quindi questi magari sono i resti della nostra precedente civiltà. Ancora la No, prendiamo la pergamena e se non ci salutiamo. Ok. Perché siamo black. Hai visto che forse quando tagli la lama diventa che sì, quando no stagli. Quando tagli, anche quando non tagli, cioè quando dai colpi di spada. Mm-hmm. È tipo Giada. La lama di Giada, no, quella è una cosa. No. Ma dovrebbe essere un topo. Deve essere agilissimo. No, vabbè, ma lo è comunque, dai. Guarda con quelle zampette. Poi è una ragazzetta, dai, ci sta che è giovane. Da pronto? Bravissimo. E con questa, dopo la prima, anche combattimento. Ma lì non ci può entrare. Lì dobbiamo andare. Vogliamo entrare prima di salutarci? No, io volevo portale? No, forse questo è il momento giusto per salutarci. Non so quanto sarà venuto lungo, però, ragazzi.
Quindi sì, al però massimo è un assaggio, è venuto 5 minuti. È un assaggio dei è un assaggio di quello che è appunto il regno di Mosse e Quill. Esatto. Quindi vi salutiamo. E nulla, quindi alla prossima puntata. Dopo aver preso il primo la prima guarda, la prima armor e simili, avremo modo di vedere insomma come continuerà l'avventura di Mosse. Chissà se l'armatura gradualmente crescerà, no, non penso, però sarebbe carina l'idea tipo di un elmo, sì. So. E nulla. Bene, ragazzi. La modalità torcicollo. Basta che la faccio qua sta cosa. Sì, infatti. Va bene, detto questo, scrivete nei commenti che ve ne è parso. Esatto. E alla prossima. E mi raccomando, intanto grazie ai supporter. E se volete diventare supporter, sappiate che le donazioni verranno usate per le pomate per il torcicollo. Ciao ragazzi. Ciao. Passando al posto giusto.